Gilberto Zorio, nato ad Adorno Micca, Biella, nel 1944, si annovera tra i grandi protagonisti dell'arte povera, il movimento teorizzato da Germano Celant alla fine degli anni 60, nell'intento di evidenziare, più che l'oggetto, il processo creativo e il fare puramente pragmatico dell'arte. Già alla fine degli anni 60, Zorio incentra le proprie ricerche sull'alchimia e sui fenomeni di trasformazione della materia, come l'ossidazione, l'evaporazione e l'effetto della chimica sui materiali. Egli rivolge particolare attenzione all'idea di energia. A proposito del suo lavoro, Zorio dichiara: "È l'alchimia a indirizzarmi, a sviarmi, a dischiudermi possibilità impensate. Mi consegno ad essa, alle sue trasformazioni, a una materia impermanente, al miracolo che le è proprio. Aspiro ad un'arte che non sia fissata in una forma, che si apra all'imprevisto, che agisca. Anche questa è un'eredità della mia formazione, di quella scuola di ceramica dove si apprende che anche gli errori possono essere produttivi." Come una sorta di alchimista archeologo, Zorio va alla ricerca dell'essenza spirituale dell'uomo e del suo approccio di scoperta del cosmo tramite una serie di oggetti, simboli, archetipi che parlano della storia dell'umanità e che allo stesso tempo rappresentano il dissidio natura-cultura. La nostra opera, senza titolo del 1988, è la sintesi perfetta di buona parte dei temi trattati da Zorio. In essa vi è il tema dell'archetipo, come anche quello della trasformazione. Vi è l'uso di un materiale povero, il cartone, che in termini innovativi non è ritenuto dall'artista un materiale rigido, ma modellabile come ceramica. Nell'opera, un capolavoro di poverismo e concettualità, il crogiuolo, è il simbolo prescelto per il suo impiego, ossia attrezzo per la fusione dei metalli e per ciò che rappresenta, non solo un oggetto che consente una trasformazione, ma anche omaggio all'idea di scultura. Esso è da intendersi, in generale, come oggetto simbolo dell'Homo Faber. Lungi dall'immobilismo, anche sul cartone Zorio è in grado di raccontarci un processo di mostrare il fuoco incandescente, il calore e il crogiolo che mescola e fonde i metalli e l'aria che li solidifica e gli dà forma. L'artista visualizza nell'opera la carica energetica di un processo di mutazione, mostrandocelo nella sua fisicità e nella sua fluidità. Zorio scava nella memoria atavica dell'uomo e riporta in vita la storia e il mito. Anche con questa sua opera ci accompagna in un universo magico ed affascinante e quasi sembra farci respirare l'atmosfera infuocata della fucina di Vulcano.